Amici appassionati, eccoci qua, siamo a Ronciglione. Vi faccio questa prima diretta, qui vi faccio vedere anche i filmati delle prove delle varie contrade, corsa di cavalli scossi. Io sono qui alla partenza, ecco qua i 6 stalli di partenza. Saranno corse 3 batterie da 6 cavalli, anche se forse l'avete già letto, ho pubblicato un post con la composizione delle batterie. C'è una novità, perché nella 6ª batteria è stato escluso il cavallo Umi Umi, per cui sarà una batteria 5. E niente, ora la contrada, se non sbaglio, La Pace, ora vado un po' a memoria, però mi dovete scusare. Comunque trovate scritto tutto per benino la composizione delle batterie. Questo il dove si troverà posto Andrea Calamassi, il mossiere che anche quest'anno appunto darà la mossa qui a, ecco il meccanismo di sgancio. E dunque siamo adesso, aspettiamo, dalle 3:30 se non erro dovrebbe iniziare, dovrebbe essere anche la sfilata dei carabinieri, anzi qui ora vado a far vedere anche il canape, che il canape chiaramente passa sotto questi. Comunque dicevo, ecco qua la pista, ora la ripercorro un pochino così vi do altre notizie. Allora, per quanto riguarda le immagini, noi praticamente ci adeguiamo a quanto espressamente richiesto dal comitato organizzatore, per cui andremo leggermente in differita, nel senso che registrerò le 3 batterie e la consolazione, la finale, e poi appena ve la posto, per cui diciamo che non sarà in diretta, ma sarà in differita di un minuto, il tempo poi di ripostare il filmato che girerò. Allora, io voglio anche, così magari faccio questa passeggiata insieme a voi, mentre Camillo è al lumiere, ora qui mi ha guardato anche il pass, ripreso, ecco il pass regolarmente, ripeto, Camillo è al lumiere e ha già messo un paio di filmati. E io invece oggi, questa settimana, che sono un tour de force, perché sono state ben 5 manifestazioni che poi abbiamo documentato anche qui. Amelia domenica scorsa, Giostra del Sacino Sartiano martedì, poi il Palio, vabbè, Piancastagnaio, la nostra diretta con la vittoria di Walter Puscetto. Oggi io documento qui da Ronciglione, mentre Camillo vi documenterà il Palio di Allumiere. Oramai voglio arrivare qui alla curva, all'arco, il momento più particolare. Ora vediamo cosa. Vedo un messaggio, scusate, però siamo un po' contro sole. Qui fanno un buon paio tutti i ronciglinesi. Mentre mi fa piacere, qui siamo alla contrada Monumento, mi fa piacere salutare gli amici della contrada Monumento che anche oggi sono stati super gentilissimi
Dov'è quel ragazzo? Io coi nomi non me li ricordo, però mi fa piacere, siamo in diretta, sul pronto. Forza il monumento! Allora, io ho detto ringrazio veramente il monumento, perché tutti gli anni siete veramente persone squisite, ci offrite prima lo spritz, poi il mangiare, anche quest'anno la pasta con la salsiccia, eccezionale. E dicevo, era un primo saluto che si fa qui da Ronciglione. Tanto siamo qui, come mette per il monumento? Io la vedo bene quest'anno, sono sempre ottimista, tutti gli anni la vedo bene, però noi offriamo tutto a tutti e l'ospitalità di Ronciglione la dimostriamo a tutti. No, e su questo mi fa piacere ribadirlo, perché siete stati veramente... Tra l'altro oggi avete trovato anche 3 nuovi sostenitori che vi hanno comprato il fazzoletto, per cui dopo lo vedremo a te. Allora, c'è un messaggio, buon palio a tutti i ronciglionesi, intanto Stefano. Allora, grazie ragazzi, grazie. E in bocca al lupo per oggi, chiaramente per tutte le contrade da farlo. E ora, allora, eccoci. Ecco, questo è uno dei punti più particolari, poi dopo c'è la curva su che mette nel direzione... nella salita finale, dove i chiappini attenderanno i propri cavalli. Allora, ripeto, l'elenco, la composizione delle batterie, certo fa, non vi nego che fa un effetto essere qui, centro della pista, dove tra poche ore i cavalli, guardate come è anche stato predisposto tutto in maniera della massima sicurezza, materassi e quant'altro. Ecco, questo sicuramente è un momento più una cosa più particolare, per cui dicevo, poi ora io non arrivo in cima, perché sennò ragazzi ci perdo il fiato. Comunque faccio una panoramica da questo punto di Ronciglione, eccola qua, per cui che dire. Per ora io vi saluto qui e niente, ci vediamo più tardi qui da Ronciglione con le corse a vuoto edizione 2023.